La capolista Fiorizzone ospita lo SPIV per la gara valida per la 17ª giornata di eccellenza. Padroni di casa che cercano la terza vittoria di fila, mentre gli ospiti provano a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Russi. L'arbitro della gara odierna è il signor Cravotta di Città di Castello. Andiamo con le immagini al 13esimo perché sono proprio i padroni di casa a rendersi pericolosi, in questo caso con il numero 10 Sartori, un tiro che dà solo l'illusione del gol. 2 minuti dopo, sempre loro, sempre la Fiorizzone, lancio lungo a cercare Tamagnini che punta difensore, poi serve Enchisi, il tiro del classe 97 bloccato dal portiere ospite. 18esimo, strappa bene Sartori sulla sinistra, la mette in mezzo per Zuppardo che viene anticipato. Al 25esimo c'è una reazione dello Spivi, il lancio lungo che arriva a Giordumi. In questo caso prova ad anticipare Mordenti, ma la conclusione è alta. 36esimo, un'azione insistita da parte dei biancazzurri. C'è un batte ribatti, un atterramento in aria su Tamagnini da parte di Gavelli. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va il leader di questa squadra, Zuppardo, che spiazza il portiere, trova la decima rete stagionale, la gioia per un giocatore di esperienza, una garanzia per la categoria. Siamo ora con le immagini al 41esimo, ci provano gli ospiti con Giordumi, sempre lui il numero 10, una conclusione debole, blocca Mordenti. Ancora i Ravennati al 46esimo, in avanti un traversone basso messo in mezzo, una mischia in aria, c'è un altro atterramento. Ma per l'arbitro, in questo caso per il signor Cravotta, non c'è nulla e sono tante le proteste degli ospiti, come possiamo vedere dalle immagini, insistite pure alla fine della prima metà di gioco. Passiamo con le immagini alla ripresa, in particolar modo al quinto del secondo tempo, dopo che, come possiamo notare, ci sono altre proteste. Ma proprio al quinto sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, una rimessa laterale da parte di Carnesecchi, la conclusione di Zuppardo e poi l'occasionissima sulla testa di Sartori che spreca da 2 passi. All'ottavo è sempre lui, è sempre il numero 10, davvero indiavolato quest'oggi. Sartori la mette morbida in mezzo, il colpo di testa di Tamagnini si stampa sulla traversa. Ma è ancora la Fiorizzone. Ed è ancora lui, Sartori, s'accentra, punta un difensore, la conclusione viene deviata da La Ganga. Occasione dello Spiva al 25esimo sugli sviluppi di corner, la incornata di Sanchez di poco alato. Al 28esimo è sempre Sartori, sembra un leitmotiv della partita, la finta e il tiro col sinistro blocca La Ganga. Al 30esimo, non stiamo neanche a dirlo, il pallone arriva tra i piedi di Sartori che punta il difensore, una finta con la suola, si gira, entra in area, viene atterrato e in questo caso l'arbitro dà il penalty per i padroni di casa. Ancora proteste dal dischetto, va il numero 9, Zuppardo, rincorsa, tiro, ancora una volta portiere spiazzato, la messa nell'angolino alto, 11esimo gol per il veterano Zuppardo. 33esimo, scappa Sartori sulla sinistra. Un rimpallo in questo caso favorisce Ceccarelli col destro che appoggia poi per Enchisi. Il gol del numero 8, la seconda marcatura stagionale per lui, va a abbracciare dei ragazzini che sono dietro la porta. Tutta la gioia per la capolista che è inarrestabile. Al 38esimo, ancora una volta pericolosi, ancora una volta poi con Scarponi. L'ultima occasione è al 42esimo, una finta di Guidotti, ci prova pure lui e dopo questa azione arriva sugli sviluppi di questa punizione il triplice fischio dell'arbitro, 3 fischi dell'arbitro Cravotta, 3 come i gol che la capolista Fiorizzone rifila agli ospiti allo stadio di Rizzone, allo stadio Nicoletti, finisce 3-0 tra Fiorizzone e San Pietro in Vincoli.